In occasione dell'uscita del film Alien Covenant, seguito di Prometheus, film che riprenderemo in seguito, non potevamo non parlare di una delle creature più popolari del panorama cinematografico. Perché è vero, di mostruosità aliene ne abbiamo viste di svariato tipo, ma solo alcune sono entrate nella storia del cinema. Una di queste è l'Alien. L'Alien è nato nel 1979 dalla mente del visionario artista svizzero H.R. Giger e dalla bravura tecnico-artistica di Carlo Rambaldi. E ancora oggi rappresenta ormai da più di 30 anni un'icona del cinema di fantascienza. È importante dire che l'alien, o xenomorfo, presenta diversi stadi evolutivi che abbiamo avuto la possibilità di conoscere nel corso della saga. Adesso vi parleremo di tutti i 6 stadi, ma ci soffermeremo maggiormente sul quinto, che mostra la sua forma più famosa. Primo stadio. La regina deposita l'uovo. L'uovo cresce e successivamente individua, attraverso le vibrazioni e il suono, delle forme di vita ospite dove insediarsi. Secondo stadio. Dall'uovo esce il Facehugger, che insegue la vittima, gli salta in faccia e blocca le vie respiratorie, avvinghiandosi con la sua coda al collo del malcapitato. Da questo deriva il suo nome. In questa fase depone l'embrione. Terzo stadio. Dopo aver deposto l'embrione all'interno della vittima, il Facehugger muore e libera il volto dell'ospite che riprende conoscenza. Quarto stadio. L'embrione si evolve in un chest buster, una sorta di alien in miniatura, che, una volta cresciuto abbastanza, squarcia il petto del malcapitato, che per le ferite muore. Da questo deriva il nome chest buster. Quinto stadio. Questo subisce varie metamorfosi che lo porteranno a raggiungere molto velocemente il suo stadio adulto. Il sesto stadio, che comporta nella trasformazione finale in Alien Regina, dipende da vari fattori, come l'ospite e le condizioni ambientali. L'Alien Regina è molto simile come funzione e comportamento all'ape regina o alla formica regina terrestre. Lei domina l'intero nido. È costituito da una testa simile a quella degli altri alien, ma con una protuberanza ossea posteriore allungata e molto larga. Di solito è immobile e viene accudita da un alto numero di alien operai e protetta da alien guerrieri che vigilano all'esterno del nido. All'occorrenza però, se in pericolo, può muoversi e diventare la più pericolosa degli alien. Viene mostrato in Aliens 2 e Alien 4. Ora andiamo a parlare della forma che ci interessa di più, l'alien adulto. Questa è sicuramente la fase più pericolosa, ostile e aggressiva dell'intero ciclo evolutivo dell'alien. Ha forma umanoide, con una testa priva di occhi, ma provvista di doppia dentatura, una esterna e una lingua dentata interna estraibile. Due arti superiori, le braccia, con mani a 6 dita munite di artigli, due arti inferiori, le gambe, con zampe artigliate ed una lunga coda irta di protuberanze appuntite e taglienti, munita di uno spuntone. Sulla schiena presentano numerose sporgenze ossee. La pelle è costituita da una sostanza molto resistente e anche loro, come il Facehugger, hanno il sangue costituito da una sostanza che, a contatto con l'aria, si trasforma in un potentissimo acido. Esternamente la pelle assume il colore dell'ambiente circostante. La mobilità è elevata, possono muoversi agilmente in qualunque tipo di ambiente. Un alien adulto può raggiungere un'altezza di 2,5 metri. E quando i più adulti si trovano nello stesso territorio, costruiscono un nido con una spaventosa abilità nell'adattare l'ambiente circostante alle loro necessità. Sono animali strettamente carnivori, che uccidono solo all'occorrenza, preferendo catturare e imbozzolare le loro prede, come i ragni terrestri, per mangiarle o utilizzarle per la riproduzione in un secondo momento. Uccidono con la loro lingua dentata o con l'enorme spuntone che hanno nella coda. Come le formiche terrestri, pare che esistano degli alien guerrieri, addetti cioè alla difesa del nido e alla caccia, e degli alien operai, addetti alla costruzione e alla manutenzione del nido, ma anch'essi letali quanto i guerrieri. Entrambi hanno come scopo primario l'accudimento della regina ed il procacciamento di cibo e di ospiti per la riproduzione della specie. Sotto molti aspetti, la società che costituiscono ed il loro comportamento rispecchiano quello di molti insetti terrestri come le api e le formiche. L'alien è sicuramente, oltre che una delle più famose creature, una delle più terrificanti mai viste in un film. Il merito è principalmente del primo Alien, diretto da Ridley Scott, che si contraddistingue dagli altri per l'atmosfera e la suspense che i seguiti non sono riusciti a dare. La creatura dell'alien ne ha tratto beneficio e in questo film riesce prontamente a terrorizzarci. Dal secondo film in poi l'atmosfera cambia e dall'horror fantascientifico si passa all'action fantascientifico. Nel primo si scappava dal mostro, ma adesso si affronta. Questo comporta vedere più alien e stavolta gli umani proveranno ad affrontarli con le proprie armi.
In Alien 3 e in Alien 4 si è cercato di mostrare nuove forme di alien, come l'alien cane o l'alien umano. Queste però, a nostro parere, non si possono guardare e facciamo finta che non ci siano mai state. Da segnalare Prometheus, il film che precede il primo film di Ridley Scott, dove appunto ci vengono svelate le origini di come si è formato l'alien. Prometheus è il primo film di una nuova saga e Alien Covenant, in uscita quest'anno, è il secondo. L'alien ha avuto modo di confrontarsi con un'altra creatura cinematografica di spessore come il Predator in Alien vs Predator e in Alien vs Predator 2, mossa di marketing che costringe a creare una storia che legasse in qualche modo le due creature. Una creatura terrificante e singolare come questa non poteva mancare anche nel mondo videoludico, infatti sono stati fatti svariati giochi dove però l'alien viene affrontato con armi, quindi come nei seguiti meno apprezzati. Come in Alien Colonial Marines e altri giochi, addirittura lo possiamo trovare in Alien vs Predator, dove abbiamo la possibilità di essere proprio l'alien stesso, essere il Predator o essere il soldato. Ma il titolo più apprezzato per quanto riguarda l'alien è Alien Isolation, gioco che rispecchia maggiormente le atmosfere del primo film di Ridley Scott, dove questa volta l'alien lo affrontiamo, è vero, ma non abbiamo la possibilità di sparare sopra la creatura o comunque affrontarlo. Possiamo solo farlo scappare in maniera abbastanza provvisoria. Non a caso l'alien, insomma, si muoverà attraverso i condotti dell'aria e sarà pronto a rispuntare quando meno ce lo aspettiamo. Abbiamo la possibilità anche di giocarlo nel picchiaduro famosissimo di Mortal Kombat, facendo anche delle fatality impressionanti e di impatto. Il video è giunto al termine. Speriamo che questo nostro primo video sulle creature cinematografiche vi sia piaciuto. Nel caso scriveteci nei commenti cosa ne pensate. E se non l'avete fatto iscrivetevi e lasciate un mi piace. Vi ricordo anche di passare dalla nostra pagina Facebook che abbiamo messo in descrizione. Ora noi vi salutiamo e al nostro prossimo video.